quale paese mi verserà la pensione di vecchiaia? Stai pensando di trasferirti in un altro paese dell'Unione Europea? Sai che in questo caso è prevista la tutela dei tuoi diritti pensionistici. Per esempio, Johan è un cittadino tedesco che ha lavorato per 14 anni in Germania, poi ha deciso di seguire la sua passione per lo sci e ha trovato un lavoro in Austria. Cosa accade ai suoi diritti pensionistici? I contributi che ha già versato non saranno rimborsati né trasferiti in un altro paese, ma rimarranno in Germania. Ricorda, i periodi assicurativi maturati saranno mantenuti in ogni paese in cui vivi e lavori fino a quando non raggiungi l'età pensionabile stabilita in tale paese. 6 anni dopo, Johan si trasferisce in Francia, dove si stabilisce e mette su famiglia. Cosa succederà quando andrà in pensione? Johan chiederà la pensione nel paese in cui vive, per esempio in Francia. Le autorità francesi si metteranno in contatto con gli enti tedesco e austriaco e li informeranno della domanda di pensione di Johan. Johan riceverà la decisione di ciascun ente nazionale e infine un documento dalle autorità francesi che sintetizza le decisioni prese sul suo caso da tutti i paesi interessati. Ricorda, in generale, ciascun paese in cui sei stato assicurato ti verserà una pensione distinta sulla base dei rispettivi contributi versati quando raggiungerai l'età pensionabile nazionale. Tuttavia devi sapere che le condizioni per avere diritto alla pensione, l'età pensionabile e gli importi versati possono variare da un paese all'altro. Johan raggiungerà l'età pensionabile in Francia a 62 anni, in Austria a 65 anni e in Germania a 67 anni. Perciò otterrà la sua pensione austriaca e quella tedesca più tardi. Ma cosa succede se non soddisfa le condizioni nazionali per avere diritto alla pensione? Esempio, secondo la legge austriaca, Johan non ha diritto a una pensione perché non soddisfa le condizioni minime in Austria, che prevedono almeno 10 anni di contributi. È a questo punto che intervengono le norme europee. Le norme dell'UE impongono agli enti nazionali di tenere conto dei periodi di lavoro in qualsiasi altro paese dell'Unione, nonché in Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera, nella valutazione delle condizioni nazionali. Nel caso di Johan, l'ente austriaco dovrà sommare ai periodi contributivi in Austria i periodi maturati in Francia e in Germania, che insieme ammontano a più di 10 anni. L'Austria gli verserà quindi una pensione proporzionata ai 6 anni in cui ha lavorato lì. Grazie alle norme dell'UE, Johan riceverà pensioni dall'Austria, dalla Francia e dalla Germania quando raggiungerà l'età pensionabile in quest'ultimo paese senza perdere nessuno dei contributi versati. Il coordinamento a livello dell'UE ti consente di spostarti in Europa senza perdere i tuoi diritti di sicurezza sociale. Coordinamento dei regimi di sicurezza sociale, l'Europa si muove con te.